L'era del metaverso è arrivata e The Sandbox è uno dei suoi rappresentanti più illustri. Scopriamo insieme in cosa consiste. Prima di proseguire, vi suggeriamo come sempre di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Il progetto attuale nasce da due titoli per smartphone chiamati rispettivamente The Sandbox, pubblicato nel 2011, e The Sandbox Evolution, prodotto nel 2019. In entrambi i videogiochi gli utenti potevano sbizzarrirsi con la creazione di un mondo 2D in pixel art, sia seguendo specifici obiettivi sia agendo in completa libertà. The Sandbox, oggi come allora, è un gioco tanto bello da vedere quanto intuitivo da giocare. Questa avventura è servita come base agli sviluppatori e ai publisher di Pixowl, che mantenendo la medesima esperienza ludica dove ogni utente può creare il suo mondo e condividerlo con la community, intendono imporsi sul mercato garantendo ai creatori la vera proprietà delle loro opere come non-fungible tokens, ossia gli NFT, e premiandoli per la loro partecipazione all'ecosistema. Il nuovo mondo di The Sandbox è ben definito sotto ogni punto di vista. Un'esperienza 3D che pesca dal concept dell'omonimo titolo per smartphone, però in voxel art, ovvero pixel volumetrici, ed è pullulante di contenuti generati dagli utenti, accessibili a tutti, sia come forma di arte, sia come modalità di gioco personalizzate. Per costruire gli asset, The Sandbox si affida al software proprietario e gratuito VoxEdit. Il suo utilizzo è semplice e non mancano numerosi tutorial firmati Pixowl per fornire agli artisti le nozioni base ed essenziali del programma. Una volta creato il contenuto di interesse, che sia esso una spada, un ciliegio in fiore, un dinosauro o un negozio, l'utente potrà esportarlo sul marketplace ufficiale per permettere a chiunque di acquistarlo come NFT. Si introduce così il concetto di asset, NFT registrati con standard ERC-1155 su Ethereum. L'asset verrà caricato in una rete IPFS, ossia Interplanetary File System, un protocollo peer-to-peer per archiviare e condividere dati identificandoli con un codice univoco su piattaforma decentralizzata, e in seguito verrà poi registrato sulla blockchain per dimostrare la sua proprietà da parte del creatore e, in caso di acquisto, dall'acquirente. Oltre agli asset, l'utente potrà creare modalità di gioco in maniera completamente gratuita grazie al Game Maker sviluppato appositamente per il metaverso di The Sandbox. Chiunque avrà modo di accedere a tale strumento, il quale non richiede alcuna abilità di programmazione e include guide per l'apprendimento rapido e semplificato. Esattamente come gli asset, anche i giochi possono essere monetizzati richiedendo ai giocatori una tassa per parteciparvi. Noi, per praticità, identificheremo i giochi come games. Asset e Games a loro volta si collocano in appezzamenti di terreno dalla dimensione pari a 96x96x128 metri, detti land. Il metaverso di The Sandbox è formato esattamente da 166.464 land, contenuti in una mappa unica. Una volta in possesso di un riquadro, anche questo registrato come NFT, gli utenti potranno eseguire le seguenti azioni. Ve le riassumiamo in maniera più semplice e schematica possibile, ai fini di una maggiore chiarezza espressiva. Anzitutto, gli utenti possono giocare e creare giochi. All'interno di un land è possibile dare vita allo spazio sociale che si desidera, da un ambiente per chattare con altri partecipanti fino a un mondo fantastico dove combattere con draghi e mostri. Si possono poi guadagnare token. Un utente può decidere se limitare l'accesso al land facendo pagare il biglietto in sand, oppure affittarlo ai creatori di games, rendendo gli appezzamenti una fonte di entrate passive. Allo stesso modo, i proprietari di games potranno monetizzarli per pagare l'affitto e trarne profitto. È possibile anche partecipare al governance del metaverso. Possedere un appezzamento land permette di prendere parte al processo decisionale di The Sandbox, che, da piattaforma nata per mano della community, riceve novità e cambiamenti a seconda del volere della comunità stessa. Si possono inoltre ospitare concorsi ed eventi. L'utente può infatti preparare attività personalizzate, grazie alle quali ottenere ricompense speciali. L'acquisto di land, come succede per gli asset finanziari, rappresenta un vero e proprio investimento in formato digitale. Acquistandone più di uno sarà possibile accedere ad un estate, gruppo di appezzamenti in formato 3x3, 6x6, 12x12 o 24x24. Più estate gestiti da più giocatori in futuro potranno diventare un district o distretto.
Per formarlo è necessario che ci siano almeno due proprietari ben distinti, che avranno diritto a promulgare speciali regole di governance per ogni esperienza all'interno del distretto. Così facendo, in The Sandbox potranno emergere organizzazioni autonome decentralizzate. Già nominato più volte, Sand è il vero fulcro su cui si basa The Sandbox. Si tratta di un token ERC20 disponibile dall'agosto 2020 e utilizzato per qualsiasi transazione interna all'ecosistema del videogioco. Giocatori, sviluppatori e publisher utilizzeranno Sand come valuta di The Sandbox, trasferibile un numero illimitato di volte per transazioni come l'acquisto o la vendita di land o asset, o anche l'accesso a games. Caratteristica chiave del token è la potenziale crescita nel valore, a causa della sua limitata disponibilità. Si contano infatti 3 miliardi di Sand per gli utenti. Qualsiasi transazione in Sand prevede una tassa di transazione del 5%, di cui il 50% va allo staking pool e la parte restante alla Foundation. La Foundation è costituita dai fondatori stessi di The Sandbox e tali entrate permettono di supportare l'ecosistema del prodotto, offrendo continuamente esperienze di gioco e contenuti aggiuntivi di alta qualità. Lo staking pool invece è una porzione di Sand progettata come fondo per pagare gli interessi di staking degli utenti. Per ottenere Sand ci sono vari metodi oltre alle meccaniche in-game dette in precedenza. Il più semplice prevede l'acquisto attraverso piattaforme di exchange come Binance, Crypto, Huobi o Poloniex. In altre parole, sarà necessaria una spesa iniziale in valuta reale. Altri metodi per guadagnare Sand all'interno di The Sandbox consistono nell'iscrizione al programma Ambassador della piattaforma, con il compito di educare la community e moderare i canali social, oppure nell'offrire feedback sui vari servizi firmati The Sandbox. Altrimenti ci saranno anche concorsi e sfide interne al gioco, o ancora il programma Referral, con cui ottenere il 10% del valore degli acquisti effettuati dagli utenti invitati nei loro primi 30 giorni dopo l'iscrizione. Altri token della piattaforma sono Gems e Catalysts, ed entrambi servono a definire il livello di un asset e la sua rarità. I Catalysts sono 4, Common, Rare, Epic e Legendary, e stabiliscono quante gemme possono avere, quanti attributi e quante copie rendere disponibili nel marketplace. Le gemme invece sono 5, e sono necessarie al fine di attribuire specifiche caratteristiche ad un asset. Per esempio, un dinosauro Legendary sarà disponibile in sole 200 copie e avrà 4 slot gem. Gli sviluppatori hanno posto dei limiti all'economia di The Sandbox. Esiste un numero specifico di land, non soggetto ad aumenti futuri, e anche una quantità specifica di Sand. In aggiunta, le land sono state vendute agli investitori interessati in una serie di round già giunti a conclusione. The Sandbox ha infatti suddiviso le sue land in 3 partizioni. Anzitutto, la quantità disponibile a tutti gli utenti, ovvero il 74% del totale. Poi, le land di proprietà di The Sandbox, il 10%. E infine una riserva del 16%, distribuita esclusivamente a partner, content creator e giocatori come ricompensa. La prima partizione è stata venduta in 5 round di prevendita distinti, a partire da un prezzo ridotto del 40% rispetto al listino, il quale ammonta a $48. Conclusi i round, avvenuti tra il 4 dicembre 2019 e il 12 novembre 2020, l'intero pool di land è stato venduto a giocatori e investitori. La politica seguita è stata quella del chi prima arriva, meglio alloggia, come si suol dire. Un modo intelligente per premiare chi ha voluto investire su The Sandbox già dalla sua nascita. Tra gli investitori figurano anche nomi importanti appartenenti all'industria videoludica e non solo. Sin dal febbraio 2020, The Sandbox ha continuato ad annunciare regolarmente partnership con molteplici realtà. Il tutto è iniziato con giochi arcade RPG come Light Trail Rush e League of Kingdoms. Il primo gigante che ha voluto investire su The Sandbox è stato Atari, il quale ha sfruttato il game maker interno per ricreare giochi iconici come Pong, Asteroids e Super Breakout. Nel settembre 2020, poi, si sono unite ben 7 realtà differenti, dal Wallet Arcade Network a Cointelegraph, passando anche per il marketplace Lootex e per la piattaforma Community Gaming. Le grandi sorprese sono però giunte dal settembre 2020 in poi, quando The Sandbox annunciò la collaborazione con i Puffi per la creazione di villaggi a tema su land e asset speciali dedicati alla community di creatori.
O ancora, alla lista si sono aggiunti il browser Opera e grandi nomi come Square Enix, tutti proprietari di land esclusive. Nel 2021 The Sandbox ha poi annunciato la partnership strategica con il noto portale South China Morning Post, con il leggendario rapper Snoop Dogg e con Skybound Entertainment per portare The Walking Dead nel metaverso, tra asset, avatar e iconici personaggi del fumetto. A inizio novembre 2021, The Sandbox ha svelato un round di investimenti per un totale di 93 milioni di dollari, guidato dal SoftBank Vision Fund 2. Grazie a questo budget aggiuntivo, l'ecosistema e metaverso di The Sandbox potrà espandersi più rapidamente. Al momento si prevede il coinvolgimento di migliaia di creatori e di artisti, senza contare 6 studi di sviluppo e la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso il modello Play to Earn. Risulta dunque evidente la portata del metaverso ancora in fase di sviluppo e popolazione, che allo stato attuale conta oltre 30.000 utenti attivi mensilmente, di cui il 50% passa più di un'ora al giorno in game. Oltre 100 artisti hanno venduto NFT per un totale di 2,2 milioni di sand, e The Sandbox ha pagato più di 2 milioni e mezzo di sand a circa 30.000 content creator, creatori di asset tramite VoxEdit e di giochi con Game Maker. Il fattore ecologia giocherà inoltre a favore di The Sandbox. La partnership annunciata con Polygon lo scorso giugno ha consentito ai creatori del titolo di migrare a nuove soluzioni NFT eco-friendly, che utilizzano 100 volte meno energia rispetto allo standard precedente. Oltretutto, The Sandbox ha iniziato ad acquisire carbon credits per compensare le emissioni con rimozioni di carbonio tramite piattaforme basate su blockchain, come Nori e Offsetra, fornendo la massima trasparenza a utenti e investitori. Infine, è stata rinnovata la collaborazione con WeForest, impegnandosi a cedere l'1% del ricavato dalla vendita di land, calcolata per ogni ettaro acquistato dagli utenti, per proteggere e ripristinare le foreste in Etiopia, Zambia e Brasile. Il tutto ha portato alla conferma del lancio dell'alfa di The Sandbox il 29 novembre 2021. Un evento aperto a tutti i giocatori su base plurisettimanale con durata prevista fino al 20 dicembre 2021, seguendo sempre il modello Play to Earn. Nel corso di questo test, i giocatori potranno acquistare un ticket NFT chiamato The Alpha Pass, necessario per accedere alle 18 esperienze interne a The Sandbox sviluppate dalla Foundation stessa. Vivendole interamente sarà possibile aggiudicarsi fino a 1000 sand e 3 NFT esclusivi. Anche i giocatori senza pass potranno vivere 3 delle 18 esperienze selezionate e divertirsi con altri giocatori nell'alpha hub tra quest, chat e altro ancora. Questi ultimi però non riusciranno ad accedere alle ricompense. I margini di crescita e il potenziale di The Sandbox sono insomma notevoli e ci permettono di comprendere come questa piattaforma possa candidarsi come un nuovo metaverso ricco di esperienze ludiche e sociali, dove unirsi al resto della community e creare nuovi contenuti sempre più intriganti. L'interesse di partner cruciali è evidente e già dimostrato, nel corso di soltanto 2 anni, da colossi appartenenti a mercati differenti. Alla fine del 2022, dunque, il gioco dovrebbe approdare su smartphone e arricchirsi con i token della community. La visione a lungo termine per i prossimi 2 lustri è di diventare uno dei principali metaversi aperti. E voi cosa ne pensate? Siete pronti a cimentarvi nel metaverso? Fatecelo sapere, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.